scelto di studiare statistica e per me è stata una seconda scelta perché volevo iscrivermi a geologia, ma in procinto dell'iscrizione ho scelto una facoltà che mi garantisse un inserimento nel mercato del lavoro e che mi garantisse un'autonomia professionale, quindi la mia scelta è andata sulla statistica. E com'è stato l'impatto con la disciplina? L'impatto con la disciplina è stato abbastanza complesso e difficile perché provenivo dall'istituto magistrale, quindi da studi non prettamente scientifici, però ecco, voglio dare questo messaggio di che con l'impegno si può affrontare una facoltà scientifica e gli studi statistici anche non avendo un percorso scolastico fortemente orientato alle materie scientifiche. E volevo anche insomma ecco lanciare un ulteriore messaggio alle ragazze a non diciamo temere l'iscrizione alle facoltà scientifiche. Sappiamo che insomma c'è un divario di genere nelle iscrizioni delle facoltà scientifiche e volevo appunto portare questa mia esperienza come un esempio che ecco anche un percorso non prettamente orientato a studi scientifici può garantire una riuscita negli studi. Qual è l'eredità che ti ha lasciato la statistica? Cosa ti ha dato la statistica di importante? Allora, per me la statistica ha dato un grande contributo alla mia vita perché mi ha permesso di avere proprio una forma mentis, di avere un approccio alla complessità dei fenomeni, al capire cosa c'è prima, dopo e durante, quindi a non avere una visione superficiale, diciamo, in tutti gli ambiti della vita. Un altro elemento che mi ha donato la statistica è proprio l'interdisciplinarietà, che ho avuto modo di sperimentare anche con un dottorato subito dopo la laurea in ricerca applicata nelle scienze sociali, quindi un'apertura e un'applicazione della statistica in un ambito prettamente sociale, e anche il mio percorso lavorativo all'interno dell'Istat dimostra questo elemento, perché sono diciamo partita da insomma lavorare nella produzione di dati statistici nelle indagini campionarie e sono approdata nel 2019 nel campo della divulgazione scientifica e della comunicazione, quindi all'interno della direzione della comunicazione dell'Istat, e questo grazie alla forma mentis e alla trasversalità che mi hanno dato gli studi statistici.